Ciao a tutti amici, benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a fare la prova su strada di questa Golf GTI 245 Performance, cambio DSG a 7 marce. E voilà. Saliamo a bordo della GTI 245, vettura questa molto particolare, ma adesso la andremo a spiegare perché. È una vettura del 2019 con 49.000 km, ex dipendenti Volkswagen che arriva direttamente dalla Germania, quindi va reimmatricolata, faremo le targhe nuove e la vettura sarà pronta all'uso. Allora, cambio DSG a 7 marce, come dico sempre, ovviamente io le ripetizioni le faccio sempre per i nuovi. Magari gli altri che ci seguono già da tempo l'avranno già sentito dire mille volte, ma non importa. Cambio DSG che tende sempre a inserire la marcia più lunga possibile rispetto alla velocità che stiamo andando, e questo per tenere basso il numero di giri, quindi per avere un consumo il più limitato possibile. Infatti in questo momento siamo già in quarta, nonostante siamo ai 40 all'ora, siamo già in quarta. Ovviamente dobbiamo usare la vettura in modalità drive, e quindi avremo un consumo più basso possibile. Poi su questa vettura qua è anche installato un dispositivo che si chiama DCC Driving Mode Selection. DCC sta per le sospensioni regolabili elettricamente e il Driving Mode Selection sta per l'impostazione dei profili di guida. Questa macchina è dotata di navigatore Pro, quindi quello tutto digitale, quindi quello a schermo grande. Noi andiamo adesso a premere il tasto DCC e andremo a vedere le varie funzioni. Quindi se noi andiamo a mettere la vettura in eco, siamo, vedete che c'è scritto E7, vuol dire eco, noi andiamo a metterci il cruise control attivo, andiamo a schiacciare 7, siamo ai 98 all'ora a 1550 giri, quindi il consumo sarà veramente ridicolo a questa velocità. Ci sono tantissimi tratti stradali in cui noi andiamo a questa velocità e non possiamo andare oltre, e quindi con questa modalità noi consumeremo veramente poco. Poi andiamo avanti e abbiamo la modalità comfort impostata dalla fabbrica, la modalità normal impostata dalla fabbrica, la modalità sport sempre impostata dalla fabbrica. Qui ogni volta che andiamo a cambiare il profilo di guida a livello di gestione cambio, gestione motore, si andranno anche a indurire di più le sospensioni, ma poi abbiamo la modalità individual che possiamo andare su adatta e possiamo andare a regolare le sospensioni, vedete DCC, lo sterzo, la trazione, il blocco del differenziale, perché questa vettura ha il bloccaggio davanti del differenziale come tutte le performance, ma possiamo anche andare di qua a dargli dei parametri, normal e sport, il cruise control attivo e i fari direzionali adattivi. Quindi questa è tutta la parte per quanto riguarda l'impostazione dello stile di guida. Poi abbiamo il navigatore satellitare, il telefono Bluetooth, che tanto ormai ce l'hanno quasi tutte le macchine. Abbiamo i sensori parcheggio e la retrocamera, quindi questa macchina qua è dotata anche di retrocamera. Ovviamente le palette al volante sulla Golf sono di serie, invece sull'Audi A3 è un accessorio. Abbiamo le palette al volante, clima automatico bizona e sedili riscaldati. Adesso noi andiamo a mettere la vettura in sport e vedete in automatico che il cambio è andato in S, vedete? S4. Il cambio in S cosa fa rispetto alla cambiata normale in drive? Sentite? Praticamente scala un po' più decisamente, un po' più velocemente e ha dei giri un po' più alti. Quindi con la versione sportiva del cambio, ovviamente la macchina consumerà un po' di più, ma abbiamo un cambio più reattivo e più sportivo. Il cambio lo possiamo anche andare a mettere in modalità, oltre al drive, lo possiamo andare a mettere in modalità manuale. Quindi leva a destra, abbiamo M4, sempre la quarta marcia inserita. Con le palette al volante andiamo a scalare o aumentare la marcia, possiamo anche farlo con la leva in questa maniera qua, vedete? Questo perché?
perché se noi abbiamo volante girato sotto, che siamo un po' scomodi ad arrivare sulle leve, usiamo la leva del cambio. Quindi in modalità drive, se poi vogliamo però entrare in manuale temporaneo, lo possiamo fare tranquillamente, perché io, vedete, clicco sulla leva e la macchina mi va in manuale per un momento e poi ritorna in drive. Invece, per averla in manuale permanente, devo portare la leva a destra. Adesso andiamo a metterci sulla solita tangenziale. Quindi questa vettura ha 245 cavalli che voi potete sfruttare tranquillamente fino alla fine. Andiamo a scalare, vedete? Il motore è molto cattivo. Le sospensioni, che sono nella condizione più rigida, si sentono, c'è proprio una bella differenza fra il comfort e lo sport. Praticamente fate conto che nella modalità comfort è come andare su una 2000 turbo diesel comfort line, nella modalità normal è come andare su un high line, quindi con un assetto un po' più sportivo, e invece con la modalità sport siamo a un livello già più duro della GT normale. Quindi abbiamo queste tre differenze di taratura delle sospensioni elettriche, che tra l'altro noi nel corso degli anni fortunatamente non abbiamo mai avuto un difetto riguardante le sospensioni elettroniche di questa vettura. Proprio non abbiamo diversi clienti che le hanno montate sia su delle GT che su delle GTD, ma non abbiamo mai avuto nessun problema. Il motore è un 2000 TSI, quindi iniezione diretta turbo benzina, 16 valvole. Andiamo. Vettura ovviamente che se uno vuole la fa gridare quanto vuole, tanto qua la zona rossa inizia a 6,5, quindi potete capire. Ce n'è da divertirsi che metà basta. Tenete conto che questo motore qua, sicuramente lo saprete già, è lo stesso motore che montano sul Porsche Macan 2000 benzina, su quello là fanno 265 cavalli. Qua è 245, ma il motore è quello, quindi è un motore super super affidabile. Anche il cambio, un bel DSG a 7 marce, molto veloce nella cambiata, affidabile. Quindi qua, come vi ho detto prima, voi avete 245 cavalli sotto il cofano, potete decidere di usarne 35 cavalli come stavo andando io prima, più o meno. Utilizzo della cavalleria è quello, quando andavo ai 90 all'ora in settima in modalità eco, o potete usarli tutti come ho fatto adesso. La cosa bella è che comunque avete 250 cavalli disponibili e sono veramente divertenti, perché è tutto sull'anteriore, vettura che pesa sì e no 1300 kg, quindi poco peso, tanta potenza, ben distribuita. Quindi la guida è veramente interessante, soprattutto perché il differenziale autobloccante, quello che possiamo andare anche a impostare da qua, ci dà una gran mano, soprattutto nell'entrata, uscita curva e nelle prime marce. Se ci fosse il fondo un po' viscido, col differenziale autobloccante abbiamo molto molto meno pattinamento. Se no, effettivamente con 250 cavalli sull'anteriore avremo sempre la macchina con un antipattinamento che è acceso per forza di cose. Questa vettura noi l'abbiamo allestita con le ruote da 19 che sono opzionali, se no lei di serie ha le 18. La vettura, come già sapete, noi la consegniamo con 36 mesi di garanzia, anche se è un 2019 ha 36 mesi di garanzia, col tagliando fatto, olio e tutti i filtri,
doppie cavi, tappetino in gomma, lucidature esterne, sanificazione interna. Quindi a chi è interessato a una vettura del genere non fatevela scappare, perché comunque vetture con questi accessori ce ne arrivano veramente veramente poche. Se volete venirci a trovare, venire a vedere la macchina, ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancauto.it o anche un messaggio WhatsApp al 345 060 86 80. Quando volete venire a vedere le macchine, chiamate sempre prima, così prendete un appuntamento, siete sicuri di essere serviti in un tempo rapido, così non vi facciamo perdere tempo. E più che tutto siete sicuri che la vettura sia ancora disponibile, perché magari voi arrivate, noi l'abbiamo già venduta, quindi tornate a casa a bocca asciutta, magari un po' amareggiati. Quindi se lo sapete prima, evitate di partire, se no venite a vedere la vettura. Ciao a tutti e alla prossima!